La Scala Santa, secondo la tradizione, è la scala che Gesù salì andando da Pilato. Lì fu giudicato e condannato a morte da Pilato. In questo anno è in restauro. A partire dal 2013 abbiamo già restaurato la cappella del San Lorenzo, che è abitualmente usato come chiesa, e successivamente le quattro scale laterali che già si possono ammirare. Ci siamo resi conto di quanto queste pitture siano funzionali proprio al messaggio che devono esprimere. Questo, grazie alla pulitura, al restauro, è stato messo a fuoco, perché questi ambienti erano, diciamo, avevano perso la loro funzione di accompagnare il fedele in questo senso, perché le pareti erano scure, erano sporche, l'illuminazione mancava, erano soltanto degli ambienti polverosi, un po' tetri, che non invogliavano il fedele in questo senso, e la pulitura ci ha permesso di ritrovare quelle tonalità, quei colori caldi, quel cromatismo che comunque inizialmente era stato immaginato proprio per questo scopo. Ed è bello vedere come tanta gente comunque apprezza questo, percorrendo gli ambienti già restaurati. The difference in how the faithful and the visitor is viewing the sanctuary has been dramatically changed. Before, of course, people would mount the stairs, but they would not look at the images on the wall, A, because they were obscured by centuries of dirt, and B, because they were not properly illuminated. Now, with these glorious colors and professional lighting illumination, all done through the consulting with the Vatican Museums, the faithful are actually more than looking, they're observing and studying these stories. And again, going back to the Bible, going back to the Catechism, going back to the story of the sanctuary, going back to the Counter-Reform, the Doctors of the Church, all these issues are now very, very clear.